Come creare una playlist che spacca? In casa sono io quello che si occupa di creare le playlist. Un po' per professione, ovviamente, un po' perché mi piace, mi ci diverto, e un po' perché è anche utile. Ecco quindi una serie di consigli abbastanza random su come creare una playlist che funziona. Quali sono le caratteristiche, quali sono gli elementi da considerare? Prima di proseguire con il video, ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina qua sotto per rimanere aggiornato su tutti i prossimi video. Quali sono le caratteristiche di una playlist che spacca? Beh, dipende, siamo d'accordo. Comunque, in generale, una playlist deve raccontare un mood, un ambiente, un'atmosfera, e quindi qualcosa che si adatta sia ad un locale, per un'inaugurazione o per la musica di tutti i giorni senza starci troppo dietro, oppure anche per un appuntamento tra amici, una cena, un pranzo, un appuntamento speciale. A me piace di volta in volta creare delle playlist ad hoc, che possono servire anche per raccontare più o meno quello che faccio o come inquadrerei un certo tipo di serata. Anche se per me la playlist è molto diversa da una serata. Se devo far capire cosa faccio una serata, preparo un mixato. Qui invece si tratta semplicemente di una sequenza di canzoni che, inserite una dietro l'altra, magari senza troppe pause, contribuiscono a rendere piacevole l'ambiente. Cosa cerco di considerare? Beh, innanzitutto, chi avrò davanti, chi sarà con me in quel momento, cosa può piacere agli ospiti, quello che so, quantomeno, oppure qual è l'atmosfera che si vuole creare all'interno di quel locale. E allora prendo una serie di elementi. Prova anche tu a fare questo esercizio. Se io ti do tre canzoni o tre gruppi, come riempiresti lo spazio? Magari considerando il fatto di dover metterci tante ore di musica. Ecco, per me una playlist di 7-8 brani non ha senso. Per me ha senso se parli dalle 3 alle 5, perché no, anche 10 ore. Sembra tanta roba all'inizio, ma nella compilazione si può procedere anche in maniera molto spedita, semplicemente andando per associazione di idee. Ti viene in mente una canzone, magari tra i suggerimenti te ne appaiono delle altre. Oppure con lo stesso titolo c'è qualcosa di simile. Ecco che si procede, magari inserendo tante roba nella lista, poi dopo a come metterle in ordine ci sono. Un'altra caratteristica importante è il fatto che la playlist è più o meno un sottofondo. Quindi, prima di tutto, evito quello che metto nei club di solito, o se non a piccole dosi. Perché deve essere qualcosa che anche a volume basso fa il suo effetto. Quindi le cose troppo estreme o troppo appunto da club, difficile trovare uno spazio in una playlist, a meno che non sia veramente qualcosa da club. Ma in quel caso, ripeto, c'è il mixato che fa a caso suo. Deve essere qualcosa che anche se vado in ordine casuale, ogni traccia può avere il suo senso. È vero che è sempre bene dare un ordine. Però, se anche ti vuoi divertire a scombinare le carte, ci deve essere qualche assonanza. Ecco, è importante che nella playlist emerga quello che sei te, il tuo stile. Qualche cosa che ti rende riconoscibile dalla scelta di canzoni. Allenarsi nel compilare playlist, indipendentemente dallo scopo, è un esercizio molto utile per chi vuole fare il DJ. Un'altra caratteristica importante delle mie playlist è che cerco di non essere scontato. Se per esempio so che piace un determinato artista, non è che mi fermo ai tre singoli più popolari. Può essere l'occasione di scoprire determinate canzoni, oppure di andare a ripescare dei singoli che non si sentono più da un tempo, oppure andare a cercare delle versioni rifatte di quei determinati singoli. Oggi si trova tutto in qualsiasi versione, e allora può essere un bel modo per scombinare le carte. Detto questo, evito molto volentieri le versioni bossa nuova con la voce afona di qualsiasi cosa, perché sinceramente erano già fuori moda nel 2001. L'importante quando si crea e soprattutto si condivide con gli altri una playlist è cercare di trasmettere l'amore e la passione per la musica, cercare di rendersi interessanti e di essere interessanti per gli altri, cercare di, come dire, stimolare l'attenzione delle persone o quantomeno di farli incuriosire su quello che c'è e quello che stanno sentendo. Che sia in questi casi come dire oh, questa non la sentivo da tempo, oppure senti qui cosa ha tirato fuori, anche se si tratta di robe sconosciute. È importante per una buona playlist, soprattutto al giorno d'oggi.
né che sia la classica carrellata delle hit nel momento, né che sia la cosa random, né soprattutto, ultimo ma più importante, che sia un unico genere. Perché quelle sinceramente siamo abituati oggi che tutto viene a noi molto presto. E allora la commistione di generi è quello che rende molto spesso una playlist interessante. Fammi sapere cosa ne pensi, ma soprattutto se hai delle playlist da linkarmi, scrivi pure qua nei commenti, sarò ben felice di ascoltare, di dare le mie opinioni e soprattutto di creare uno scambio piacevole a base di buona musica. Continua a seguirmi su Essere DJ Oggi e alla prossima!